Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, con questa santa e austera celebrazione comincia il tempo sacro della Santa Quaresima, che è uno dei tempi più benedetti, più importanti e più solenni dell'anno. Ecco, dobbiamo tutti quanti un po' riscoprire la grande valenza santificante di questo tempo forte. Come già dicevo ieri domenica, il Papa ha scritto una bella lettera per farci comprendere alcuni tratti salienti che si adattano perfettamente anche alla liturgia di oggi. E oltre a parlare delle tre opere penitenziali di cui parleremo, di cui parla il Vangelo, ha anche fatto riferimento al carattere, diciamo, complessivamente penitenziale della Quaresima, che è un tempo di conversione, dicendo che tutti noi in questo tempo dobbiamo avere il coraggio di lasciarci mettere in crisi un po' dalla verità, anche quando fosse amara. Ho usato proprio queste testuali parole. In che senso la verità per noi può essere amara? Ecco, quando il Signore ci invita a conversione, fondamentalmente opera in questo modo: ti manda una luce attraverso le fonti che lui sa, può essere una predica che ascolti, può essere un momento di preghiera che vivi, può essere un libro che ti leggi, ci sono tante cose, in cui alla tua coscienza si fa presente il fatto che in qualche cosa stai sbagliando, o peggio, stai peccando, o peggio, stai peccando di grosso, stai offendendo il Signore. Voi capite che nessuno di noi è contento quando si accorge che sta facendo qualcosa che non va. Tutti quanti naturalmente, e questo diciamo è molto umano, non vorremmo fare mai niente di male, e quando ci accorgiamo che stiamo facendo qualcosa di male facciamo un'esperienza, come dire, di umiliazione, di mortificazione, però è un'esperienza imprescindibile, necessaria, perché siccome purtroppo noi siamo esseri umani imperfetti, sicuramente, se non di peggio, cioè, l'unico modo per crescere e migliorare è essere messi nella verità, il nostro Signore lo fa, grazie a Dio, con chiarezza ma anche con dolcezza, e quindi accettare la situazione in cui ci troviamo e dare delle svolte alla nostra esistenza. Quindi fino ad oggi ho sbagliato, da oggi in poi avrò meglio, eccetera, eccetera, no? Voi sapete che il tempo di Quaresima culmina in due gesti che sono tuttora meno obbligatori secondo la legge della Chiesa, che sono la confessione di Pasqua e la comunione di Pasqua. Perché la Chiesa ha messo questi due gesti proprio in occasione della Pasqua? Ecco, perché la Quaresima dovrebbe servire a farci ragionare un po', perché la confessione, questo tempo è un tempo particolarmente adatto alla confessione, i padri della Chiesa dicono, è il sacramento che sigilla la nostra conversione. Cioè, quando io vado a confessarmi, qualunque cosa stia confessando, vedete che io ho questa antica tradizione che ci metto sempre il Cristo morto vicino al confessionale, cioè il confessionale è la tomba dei peccati che ho commesso, cioè li riconosco come tale, riconosco quei peccati, oltre che a dare la morte a Gesù Cristo, dare la morte pure a me, li porto nel confessionale e li metto nella tomba, in modo tale che dopo che finisce la confessione esce fuori una persona nuova, come Gesù, dopo che è morto, è risuscitato, bello e glorioso, io esco da lì risuscitato e quindi pronto a ricevere Gesù Eucaristia il giorno di Pasqua. È molto importante che noi prepariamo bene e impariamo a curare bene questo sacramento. Vi invito sabato prossimo, durante l'incontro del Catechismo per gli adulti, riprenderemo, ho già parlato sabato scorso, mi piacerebbe che fossero un pochino più frequentati, perché cioè la confessione, per esempio, è un sacramento che per celebrarlo bene molto dipende da voi. Perché se una persona non è capace, per esempio, di esaminare bene la propria coscienza, che confessione va? Cioè, una confessione un pochino superficiale, d'accordo? E queste sono cose che piano piano si imparano, quindi la vita interiore, la vita cristiana ha bisogno della nostra cura. Questo tempo di Quaresima la Chiesa ti raccomanda, stacca un po' la spina, dedica un po' più di tempo al Signore, dedica un po' più di tempo alla tua anima, che ritrarrai bene per te, perché quanto più stiamo lontani dal male e vicini al Signore, quanto meglio stiamo. Questa operazione non può fare nessuno se non te e ciascuno per quanto riguarda, dire, le cose proprie. In questo senso si comprendono le opere penitenziali che la Chiesa da tempo immemorabile
suggerisce, esorta, spinge caldamente i suoi figli a praticare soprattutto nel tempo di Quaresima, anche se non sono nel tempo di Quaresima. Perché l'elemosina, la preghiera e il digiuno? Queste tre opere stanno sullo sfondo, se voi ricordate un pochino, delle tre tentazioni che Gesù subì e vinse nel deserto. Abbiamo sentito il senso generale della Quaresima nella preghiera introduttiva. Io ho pregato per tutti, dico: Signore, dacci la grazia, perché con questo digiuno che oggi stiamo facendo, oggi ho scritto nel bollettino il giorno di digiuno e di astinenza, così come sarà il venerdì santo, possiamo cominciare bene questo combattimento per vincere la battaglia contro lo spirito del male. Lo spirito del male fa leva su tre cose fondamentalmente, che sono le tre tentazioni che ha subito Gesù e contro le quali si deve combattere in questo modo. Vi ricordate qual è la prima tentazione che Gesù subisce? Ha fatto 40 giorni di digiuno, non un giorno come noi, e il diavolo dice: senti un po', di che questa pietra diventi pane. Cosa risponde Gesù? L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Se tu fai un digiuno, che cosa stai dicendo sia a Dio che al diavolo? Sì, mangiare è importante, d'accordo? Perché se non mangiamo moriamo, ma più ancora importante che mangiare è Dio che viene al primo posto. Quindi tu stai dicendo a Dio: guarda, tu sei così importante che vieni prima del mangiare quotidiano. Voi sapete che i padri della Chiesa dicevano che quando nel Padre nostro diciamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano, non chiediamo come prima cosa che ci si riempia la pancia, no? Ma chiediamo come prima cosa al Signore: facci fare la comunione, questa è la prima cosa che ci vuole l'anima, e poi certamente dacci anche da tenere una pancia piena se non moriamo. Allora il digiuno è l'attestato a Dio che tu sei la cosa più importante, e l'attestato al diavolo che è inutile che mi renti con le cose di questo mondo. Prima viene Dio e poi vengono e dopo anche le cose necessarie per vivere, non soltanto i piaceri impuri, illeciti della carne, capite? Per questo che è un gesto così forte, così importante. Non mi ricordo, il Papa ha detto un venerdì di digiuno, e credo, non so se proprio venerdì prossimo o l'altro ancora, devo rileggerlo bene per tutta quanta la Chiesa, proprio lo farò sapere, insomma, perché è una cosa che è detta dal Papa. Tutta la Chiesa bisogna farla, anche se è una cosa un pochino straordinaria. È un gesto ascetico importante, oggi purtroppo un pochino andato nel dimenticatoio, ma che va riscoperto. Poi c'è la preghiera. Cosa diciamo con la preghiera al Signore? Una cosa molto importante. Noi con la preghiera al Signore gli diciamo: senti Signore mio, io rinuncio a fa sempre di testa mia, d'accordo, a decidere sempre tutte quante le cose io, ad agire a volte un po' così a capoccia. Dammi una mano tu, illuminami, ispirami, fammi conoscere la tua volontà, dammi la grazia per fare il bene, d'accordo? In altre parole diciamo al Signore: senti, fammi vivere come vuoi tu, perché io sono convintissimo che solo se vivrò come vuoi tu starò bene. Qual era l'altra tentazione che il diavolo ha fatto a Gesù? L'ha portato su e ha detto: senti, buttate di sotto e vedi se il nostro Signore, se tuo padre viene a darti una mano. E Gesù gli risponde: non tentare il Signore Dio tuo. Cioè, il buttarsi di sotto per vedere se il padre viene ad aiutarlo, che cos'è? È quello che si chiama un tentare Dio. Cioè, io voglio provocare il Signore di dire: senti, se tu esisti, dimostramelo, fa un po' quello che dico io. E invece la preghiera è cosa dice al Signore? Tu esisti, c'è bisogno che me lo dimostri, e aiutami a fare a me quello che dici tu, capite? Il contrario, capite? Sullo sfondo di queste prime due tentazioni capite che ci sta l'evidenza della lussuria della gola, la prima, e della superbia, la seconda. E poi l'elemosina, ecco, cos'è l'elemosina? Che tu ti metti i soldi le mani in tasca e dai un po' di denaro gratuitamente. Sapete che oltre all'elemosina sono anche le opere di misericordia corporale e spirituale. Vogliamo alzare la video, se ricordo tutto, sono 14, sono 7 opere di misericordia spirituale e 7 opere di misericordia corporale. Forse le persone un po' più anziane che hanno fatto bene il catechismo, a differenza di voi, alcune se la ricordano. Quindi, comunque le dico tutte, dare da mangiare agli affamati, questo è quello corporale, da bere agli assedati, vestire gli ignuti, visitare i carcerati, visitare i malati, ospitare i pellegrini e seppellire i morti. Ecco, questa è una sette opere di misericordia corporale,
comunque faccio una sfida pure a me stesso, io non mi ricordo tutto. Sette opere misericordia spirituale: consolare gli afflitti, consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, perdonare le offese, poi c'è quella più difficile, sopportare pazientemente le persone moleste e pregare a Dio per i vivi e per i morti. Quindi queste in Quaresima più se ne vanno e meglio è. Sapete, Paolo che fece il benedetto anno santo, il giubileo della misericordia, tutti quanti, io sempre sono detto 50.000 volte, tutti quanti a questa porta santa a prendere indulgenza, ma il motivo per cui l'ha fatto il Paolo è anche per sollecitarci a imparare ad essere operatori continui di misericordia, capito? Ma quanto è bello se io dono le offese, se quando qualcuno fa qualcosa che non va anziché fa cavare tagli e cuce prego per lui, se quando qualcuno è pesante faccio un'opera di misericordia, io lo sopporto senza sta troppo alzare gli occhi al cielo. Quindi queste più se vanno meglio è, e queste sono le opere che ci aiutano a spogliarci di noi stessi, a uscire da noi stessi. Ecco, qual è la cosa che ci rende molto attaccati a noi stessi? Purtroppo pure su questo è un cavallo di battaglia del Papa, è il Dio denaro. Il Dio denaro rende l'uomo chiuso, egoista, perché il denaro è prendere le cose per sé e farsi tutti, se io ho soldi posso comprarmi questo, posso comprare quest'altro, posso comprare quest'altro, quindi posso sempre curare le cose che mi piacciono a me. Quindi è il principio dell'egoismo che dà vita al vizio capitale dell'avarizia e che si moltiplica con l'elemosina e con le altre opere di misericordia spirituale e corporale. Questo è il cammino della Quaresima. Se noi siamo forti su queste cose, il demonio non potrà farci i nostri guai, non potrà darci scossoni alla nostra vita interiore tale di portarci lontano da Dio. Ecco, però questo è un periodo in cui la Chiesa ci dice: mi raccomando, qual è la prospettiva? Adesso il gesto delle ceneri che faremo e che poi che dobbiamo fare, questo è un gesto molto bello, solenne. Ci sono due formule per poter ricevere l'imposizione delle ceneri. Uno abbiamo già parlato, convertiti e credi al Vangelo, che spiega un pochettino il senso complessivo di questo itinerario. L'altra, quella un pochino più antica, un po' più forte, io generalmente uso la seconda, è: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Questo perché? Non perché ci deve l'angoscia. Noi non dobbiamo, i figli di Dio non vivono nell'angoscia, non vivono nella paura, non vivono nella preoccupazione. Però dobbiamo sempre essere coscienti di una cosa: la vita terrena è una sola, non ce ne stanno altre. Quindi quando terminerà la vita terrena, il mio corpo diventerà un mucchietto di cenere. E che succede però? Che la mia anima si presenterà davanti al Signore. Se io porto davanti al Signore un'anima ricca di opere belle, di opere buone, il paradiso sarà qualcosa di stupendo. Ma se io porto che una vita al Signore, facciamo, che è trascorsa nell'egoismo, pensavo solo alla panzania, mi sono ricordato di Dio, se no forse per andare a qualche funerale, per andare a qualche matrimonio, d'accordo? Mi sono dato a tutti quanti i piaceri, tutte le altre cose senza fischiandomi da tutti. A chi racconti al nostro Signore? Capite? Io vi dico, da sacerdote mi è capitato, perché sapete, un sacerdote sta necessariamente a contatto con sorella morte, perché assiste ai moribondi quando te chiamano e celebra i funerali. La vita di una persona che ha sciupato la vita, cioè non facendo delle cose belle, buone, utili per il prossimo, quando arriva vicino alla morte è proprio brutto, perché se vedi questa persona che gli sta scivolando via la vita, dice: ma io che ci ho fatto con la vita? Che ho campato a fare? In quei momenti, capite, non si può di niente, d'accordo? Uno sta zitto, dice: ma no, non c'è pensare, e cerca di consolarlo. Però veramente alcune vite arrivano all'appuntamento col Signore vuote. Allora le ceneri, ricordo, dico: figlio mio, la vita terrena non è eterna, d'accordo? Cammina verso questa mortificazione che paghiamo il debito del peccato originale, che tutti quanti affronteremo. Però possiamo fare in modo che al termine della vita terrena, quando il nostro corpo diventerà un mucchietto di cenere, la nostra anima si presenta dinanzi al Signore bella, vestita di opere buone, perché l'incontro con sorella morte sarà sereno e soprattutto quello che verrà dopo la morte sarà bello. E questo noi ce lo scriviamo ogni giorno con quello che nella pagina bianca che si apre nel nostro libro ogni mattina ci scriviamo nel corso della giornata. E dobbiamo sempre ricordare che ieri, martedì 13 novembre 2018, è finito,
sul libro della mia vita, trascorsi 47 anni, nella pagina di martedì 13 febbraio 2018, c'è scritto quello che ho fatto ieri. Quella pagina non si tocca, noi oggi siamo abituati con computer, no, quello che c'è scritto rimane. Se è stata una bella giornata spesa bene, è stata spesa bene. Se è stata spesa male, è stata spesa male. Certo, oggi posso fare meglio, ma quella pagina non si accende, capito? E così vale per ogni giorno della nostra vita, no? I figli di Dio hanno questa attenzione serena, non angosciata, ma anche cosciente che al Signore dobbiamo portare una vita che sia un grazie per averla creata, d'accordo? E che sia vissuta in vista del bene e per il bene, perché è per questo che il Signore ci ha creato ed è per questo che ci attende nella patria del cielo, ecco, come dal giorno di Pasqua in poi cominceremo a contemplare nell'altra parte della Quaresima, che è passato il momento della conversione, del travaglio e della penitenza, ci porta nella gioia e nel canto di Pasqua. Affidiamo a Maria Santissima questo nostro cammino, supplicandola di aiutarci a riempirlo di opere buone e sante. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.